Salve ragazzi e bentrovati su Radio Smeraldo. Oggi siamo qui in questa nuova puntata di Pomeriggio con il Talento in compagnia di Francis Alina Scione. Ciao e benvenuto. Buonasera a te, come va? Tutto bene? Bene, è stagione Eh sì, influenza, è quindi sono vero. stata colpita, ma tutto bene. D'accordo. Ok, allora io comincerei da subito con le domande. E la prima cosa che Benissimo. voglio sapere è come nasce la tua passione per la musica? Allora, la passione per la musica sicuramente nasce in casa mia quando ero bambina, proprio perché mia mamma è una cantante di professione, per cui sicuramente sono cresciuta comunque guardandola esibirsi, e lei sicuramente mi ha passato questa grande passione, nonché anche mio papà, che è un grande appassionato a sua volta, per cui c'era tanta tanta musica in casa sin da quando sono bambina. Poi ho lentamente sviluppato ed ho capito nel tempo di avere una sorta di talento, possiamo dire, per il canto. E in realtà ero molto timida da piccola, per cui prima di effettivamente rendermene un conto ce n'è passato un pochino di tempo, però poi a un dato momento ho detto basta, dai, cantiamo. E quindi ho iniziato a cantare nei club, a fare eventi privati, a cantare con vari musicisti che diciamo già da quando ero piccola giravano anche un po' nell'ambiente di casa, per cui sono stata anche un po' agevolata in questo, diciamo che avere una mamma cantante ti insegna molto anche, diciamo, non rendendosene conto, non so, magari non te ne rendi conto, ma si impara molto. Ok, ho capito. Senti, io ho letto un po' il tuo curriculum, no? E fra tante cose spicca quella che è la tua partecipazione a The Voice. Sì, Quindi ecco, ti va di parlarci di questa tua esperienza? certo, assolutamente. Allora, io fondamentalmente non guardo la televisione da tanto tempo in generale, per cui non avevo mai visto, mai guardato, seguito questi programmi televisivi, questi talent, per cui sono sempre stata un po' scettica, diciamo, al riguardo. Poi soprattutto, appunto, essendo abbastanza timida, l'idea di partecipare a un tipo di trasmissione poi televisiva del genere mi ha sempre fatto un po' paura, però mi è stato, diciamo, chiesto di provare, di tentare questa carta diciamo, da amici che avevano dei contatti, quindi sono stata anche un po' spinta, diciamo la verità, però, perché appunto era abbastanza restia, però la verità è che poi ne sono uscita veramente, veramente soddisfatta, perché è stata un'esperienza molto bella. È comunque un'esperienza molto importante che ovviamente segnerebbe il percorso un po' di qualsiasi performer e cantante, perché comunque è sicuramente importante essere in prima serata su Rai 2, cantare davanti a tante persone da sola, per cui è un'esperienza che sicuramente risulta molto formativa, volendo o nolendo. E poi sono stata molto fortunata perché è stata molto naturale per me, sono stata rispettata nella mia natura e ne sono uscita alla grande comunque, cosa che non sempre succede, perché questi programmi possono anche diventare molto pericolosi, io ritengo, sia per i ragazzi che vi partecipano, che in generale un po' per il panorama musicale di un paese, dato che per l'appunto sono programmi televisivi che hanno poi alla fine di conto poco a che vedere con la musica in sé. Però io ne ho tratto il meglio, sono molto contenta. Quindi tornando indietro lo rifarei, sì, questo. The Ottimo. Voice è un programma che diciamo divertente, diciamola così. Ho capito. Senti, fra le altre cose, ho letto che tu sei ormai una presenza fissa a Social Club su Radio 2. Passo Ok? da un mesetto a questa Beh, parte, infatti. Beh, ed è guarda, un'altra gran figata che sì, partita così un infatti, po'. ma questo qui anche grazie a Barbarossa, che comunque Certo. è rimasto molto molto colpito dalla tua bravura.
Quindi ecco, io la domanda che ti voglio fare è come ci si sente a essere in qualche modo supportata da un artista di questo calibro? Bella sensazione sicuramente, nel senso si dice mai una gioia, invece ogni tanto una gioia c'è, come si dice, è sicuramente stata una piacevole sorpresa, una piacevole svolta, un po' inaspettata, poi appunto nata veramente così dal nulla, perché per caso lui si è trovato a un mio concerto, non so, non ricordandosi probabilmente neanche chi effettivamente fossi, però poi alla fine appunto è rimasto piacevolmente colpito, mi ha subito chiamata, mi ha detto guarda, ti servirebbe una figura del genere nel programma, sto cercando di apportare delle modifiche per la prossima edizione, che ne pensi? Io ho detto sì, certo. Certo, è un ambiente molto bello e anche quella è una grande scuola. E mi fa molto bene, oltre che farmi molto piacere in questo periodo della mia vita, è proprio un tipo di esperienza lavorativa che mi serve e ne sono molto contenta. E ovviamente sono molto contenta anche, diciamo, per quanto riguarda la stima che la stima di Luca Barbarossa, così come tutti quanti, così come di Andrea e dei miei nuovi colleghi, mettiamola così. Certo. Un ambiente molto stimolante, mettiamola così. Ok, d'accordo. Senti, parliamo ora del tuo ultimo singolo, ovvero di Follia Indolore. Yes. Ecco, qual è il messaggio che in qualche modo hai voluto trasmettere con questo singolo? Guarda, allora, io parlare di un messaggio da trasmettere, premetto che non penso che una canzone debba sempre necessariamente voler essere, diciamo, un veicolo per un messaggio vero e proprio, quanto essere una fotografia di una certa situazione o di una certa emozione. E ovviamente in questo caso ho voluto molto chiaramente e semplicemente parlare di una situazione, condizione in cui molto spesso tanti di noi, diciamo, si trovano a vivere, quindi in questo caso la situazione sentimentale in cui magari si subisce un po' la personalità altrui o non si è, diciamo, contraccambiati, diciamo, nel sentimento, ma si vive questa situazione magari in maniera un po' inerme, però con consapevolezza e quindi anche quasi con una sorta di piacere, chiamiamolo questo follia Certo. indolore, perché quando poi ti trovi in quella situazione che devi fare? Niente, lo fai e basta e cerchi di prenderla con un po' di appunto di ironia. Sì. E beh, una canzone appunto magari non deve necessariamente trasmettere un messaggio poi così alto quanto magari appunto parlare di una situazione in cui qualcuno, quindi l'ascoltatore, può in qualche modo rivedersi e quindi questo è un altro aspetto importante delle canzoni, no? Non pensi? Sì, certo, giusto. Riviversi in qualche modo. Assolutamente, Quindi sì. questo era banalmente lo scopo di Follia Indolore. Ok, d'accordo. E che progetti hai per il futuro invece? Allora, progetti futuri. Quindi quest'anno è partito alla grande, come appunto abbiamo già detto, con questo nuovo progetto lavorativo, Sì. quale quello radiofonico, ma parallelamente sto curando e sto lavorando a un disco che spero sia pronto per il 2018 ed è per ora la mia priorità assoluta. È una cosa molto importante scrivere, cioè una cosa che per me è molto importante e che soprattutto mi è mancata fino a poco tempo fa, quindi è un'altra esperienza tutta nuova per me, lavorare in studio, lavorare sui brani, lavorare con altri artisti, collaborare su quello che poi sarà il materiale che mi rappresenterà proprio me. Ho Ed è una capito. cosa molto importante. D'accordo, Francis. Allora, guarda, noi ti ringraziamo per essere stata qui con noi. Grazie, io ringrazio voi. Guarda, per me è stato un vero piacere poter parlare con te. Grazie, D'accordo, Francis. Ciao, allora, alla prossima. alla prossima, buona serata, ciao. Un'altra puntata di Pomeriggio con il Talento è giunta al termine. Vi ricordo, come sempre, di continuare a seguirci, di iscrivervi al nostro canale YouTube
Radio Smeraldo e continuate a seguirci su Facebook e su Instagram per rimanere sempre aggiornati su nuove interviste. Io vi aspetto come sempre alla prossima puntata, un saluto a tutti voi e ciao ciao!